Va ora in onda diretta a Saiuz in studio centrale Rosario Moreno. Un buonasera a tutti da Alviano Appi dell'Associazione Culturale Il Sicomoro di San Giovanni di Polcinigo in provincia di Pordenone. E come ogni martedì, un caro saluto anche agli amici di ondaradio.net. Ricordo per chi ci ascolta il nostro sito www.ilsicomoro.com. Troverete molte notizie, specialmente sui temi di giustizia e legalità. Allora, gentili ascoltatori, questa sera, proprio come associazione nostra e amici di altre associazioni con le quali spesso collaboriamo, abbiamo voluto rendere omaggio ed esprimere un profondissimo grazie a Giulietto Chiesa, ad un grande giornalista, ma soprattutto ad un magnifico uomo che il 26 aprile scorso ci ha lasciati, lasciando un profondissimo sentimento di commozione, anche di vuoto, in tutte quelle persone che hanno avuto l'avventura di incontrarlo nella loro vita. Io parlerò un po' del Giulietto ufficiale, quello conosciuto per i suoi interventi televisivi, per le sue azioni sociali, politiche, per i suoi articoli, i suoi libri, i suoi saggi. E poi con gli ospiti in studio, parleremo invece del Giulietto nostro personale, intimo, l'uomo direi la cui sola presenza ti regalava sempre qualcosa e con il quale sempre comunque se si parlava si faceva qualcosa, si sì, non credo che dipenda da me. Ah, ecco, mi sembra meglio. Mi sembra meglio. Ecco, dicevo, dopo con gli ospiti parleremo del Giulietto, conosciuto più da noi personalmente. E comunque, allora, intanto desidero comunque salutare gli ospiti in collegamento che sono Walter Paron, uno dei soci fondatori della nostra associazione Sicomoro. Ciao Walter, grazie per esserci questa sera. Penso. Ciao, andiamo a tutti i radioascoltatori. Bravissimo, hai aperto il microfono, bravissimo, c'è tutto questo gioco di tecnologia. L'altro ospite è Mara Testasecca di Sant'Elpidio a Mare dell'associazione Giordano Bruno, già presidente della Onlus Funima International e che per anni ha seguito le numerosissime attività dello stigmatizzato e direttore della rivista online Antimafia 2000 Giorgio Bongiovanni. E proprio tramite Giorgio ha avuto modo di conoscere Giulietto Chiesa. Ciao Mara, grazie anche a te per essere con noi. Grazie a voi, grazie a te Albiano, a Rosario e grazie, una buona sera a tutti i radioascoltatori. Grazie. Ecco, questa sera, proprio perché siamo in radio, possiamo dire che ricordiamo una persona che ha nobilitato le frequenze, che ha nobilitato l'etere con quel profondissimo desiderio che attraverso l'etere le persone potessero avere la possibilità di comunicare e nella comunicazione dire cose buone, cose belle, cose costruttive, cose che servono all'umanità.
Ecco, io magari non tutti conoscono bene Giulietto Chiesa e certamente mi sta di dire alcune cose della sua figura. Giulietto è nato ad Acqui Terme nel 1940 e già come studente giovanissimo aveva mostrato il suo, dava prova del suo impegno sociale. Si è diplomato conseguendo la maturità classica, ma appunto, come dicevo, già da giovane è stato dirigente nazionale della Federazione Giovanile Comunista Italiana. Poi, negli anni 70, dal 70 al 79, è stato dirigente della Federazione di Genova del Partito Comunista Italiano. A lui è particolarmente conosciuto come giornalista professionista, è stato corrispondente da Mosca per l'Unità, per la Stampa, ma anche per il TG1, il TG3, il TG5. E diciamo l'occasione per andare a Mosca gliel'ha data proprio l'Unità quando lo ha mandato in occasione delle Olimpiadi di Atletica Leggera del 1980, appunto, che si tenevano a Mosca. E già lì Chiesa si fa notare per l'irriverenza nel raccontare un poco la vita quotidiana dell'URSS, dell'Unione Sovietica, cioè era una persona, era, possiamo tranquillamente definirlo comunista, lui non si sarebbe, comunque sicuramente un animo socialista, non quel comunista, non quel comunismo del tempo di Brezhnev, che era proprio questo del 1980, un comunismo direttivo e chiuso alla società, e lui è scomodo per come interpreta nel suo modo il comunismo, tanto che l'agenzia sovietica TASS chiede la sua rimozione, però Enrico Berlinguer si rifiuta e quindi Giulietto si stabilisce a Mosca, impara la lingua russa. E diciamo che grazie alle competenze politiche maturate nel Partito Comunista diventa anche uno dei più stimati, e lo rimarrà nel tempo, stimati conoscitori dell'URSS, specialmente dell'URSS, della Glasnost, della perestroica di Mikhail Gorbaciov, quel presidente che ha fatto la transizione praticamente dall'URSS alla Russia di oggi, non nel modo che lui sperava, certamente, che con Giulietto ha mantenuto fino a ieri, possiamo dire, uno strettissimo rapporto. Giulietto, come giornalista, collabora con la Stampa, Megacip, Micromega, Il Manifesto, Latin America, con molte, anche con una rivista settimanale russa, Compagnia si chiamava. Ed è autore di moltissimi libri, saggi, sia sull'Unione Sovietica che sulla Russia. Io ne voglio ricordare qualcuno: L'URSS che cambia, la rivoluzione di Gorbaciov, Cronaca del Golpe Rosse. È molto importante, direi, Russia addio, che è un saggio che ha superato le 80.000 copie. E poi nel 2001, da questa data in poi, Giulietto scrive soprattutto su temi della globalizzazione economica, politica, militare e ha anche un occhio di riguardo sui temi del sistema mediatico. E diciamo che gli ultimi, da questa data, dal 2001 in poi, i suoi libri riguardano soprattutto temi di guerra e i temi che riguardano la globalizzazione. Io anche qui ne voglio ricordare qualcuno, G8 Genova, che è la cronaca dei drammatici fatti del luglio 2001.
è uno, poi Afghanistan anno zero, scritto assieme al disegnatore satirico Vauro Senesi. E questo è un libro che ha anche la prefazione di Gino Strada di Emergency ed è un'opera che ha superato le 120.000 copie, un grande bestseller di saggistica, come l'altro libro subito dopo, La guerra infinita. Ecco, su questa stessa linea lui scrive Superclan, La guerra come menzogna, notate anche i titoli, La guerra come menzogna, Cronache marxiane, sono tutti libri nei quali Giulietto si scaglia contro questo nuovo imperialismo, questo Superclan dei padroni del mondo, delle banche d'affari anglosassone, delle grandi famiglie americane che sono i portatori, i servi di questa finanza militare globale come la famiglia Bush. E inoltre è molto critico nei riguardi di mass e dei mass media, queste macchine di sogni con il loro potentissimo la loro potentissima capacità di influenzare le menti, in modo particolare le menti, dei giovani. Un'altra cosa importante da ricordare di Giulietto, io sono un po' lungo, ma è lui che ha fatto tante cose, devo dire che insieme a Megacip nel 2006, con l'aiuto di Franco Fracassi, scrive, cioè, scrive, compone un film documentario dal titolo Zero, inchiesta sull'11 settembre, dove lui sarà estremamente critico nei riguardi della versione ufficiale data dalla commissione dell'11 settembre su come si sono svolti quei fatti. Ed è stato pioniere insieme a Massimo Mazzucco di questa. La chiamano teoria della cospirazione, in realtà noi che abbiamo visto questi documentari, sia quello di Mazzucco che quello di Chiesa, diciamo invece non teoria, ma la semplice verità dei fatti. Io forse mi sono dimenticato anche di raccontare un paio di. È stato un uomo politico molto attivo. Nel 2004 è stato eletto al Parlamento europeo e poi ancora candidato in Lettonia nel 2009 per la lista dei diritti umani in una Lettonia unita. E poi di nuovo insieme ad Antonio Ingroia fonda un nuovo partito nel 2017-18, la Lista del Popolo per la Costituzione, anche qui la Costituzione di cui Giulietto era veramente innamorato. Infine, una cosa va detta sicuramente, mi sono dimenticato delle cose, magari dopo Walter mi aiuterà a dire che cosa mi sono dimenticato. Nel 2014 Giulietto fonda Pandora TV, una televisione online che lui avrebbe voluto avere molto molto più grande, una televisione online, dal sottotitolo Pandora TV, un'altra visione del mondo, che secondo lui è quello di cui ha bisogno questa società per cambiare, per riuscire a formulare un mondo migliore. Allora, io ho fatto questa, devo dire, rapida, sebbene piuttosto corposa presentazione dell'opera di Giulietto, Giulietto conosciuto, come ho detto, ma ora vado dai nostri ospiti, vado da Walter, gli chiedo di ricordarsi di aprire il microfono, gli chiedo, caro Walter, che cosa un'impressione del tuo primo incontro con Giulietto Chiesa. Ciao a tutti. Il primo incontro con Giulietto Chiesa, a dire la verità, non me lo ricordo neanche molto bene.
sono passati qualche anno. Io ho cominciato a seguirlo per quello che faceva, a seguirlo in un progetto, era a quel tempo era alternativa politica. Bravo, vedi che mi ero dimenticato qualcosa di nominare qualcosa. Io facevo parte essendo del Friuli, facevo parte della zona del Friuli, non ero il responsabile, c'era un altro ragazzo il responsabile, però avevamo iniziato a fare questa alternativa politica. Per me, che non avevo mai conosciuto persone di un certo tipo, è stata un po', è stato molto importante l'incontro con Giulietto, per la sua conoscenza, per come parlava, per come ci accoglieva tutti, perché lui accoglieva anche, se vuoi, l'ignorante, che potevo essere io, lo accoglieva come fosse un grande personaggio, in sostanza, perché lui parlava, era in grado di parlare a tutti, parlava con la persona colta, con quella meno colta, e aveva sempre qualcosa da dire, ma aveva anche sempre qualcosa da ascoltare, perché sapeva parlare, ma sapeva ascoltare, e questa è una cosa che attrae le persone, perché non basta saper dire molte cose, bisogna anche saper ascoltare, e lui era attentissimo quando uno parlava, chiunque fosse, e fosse stato anche un grande giornalista o un grande scrittore o un intellettuale, o che fosse stato un contadino, chiamiamolo così, lui ascoltava tutto, e questo ci ha colpito molto, ha colpito me, ha colpito anche tutti i miei amici che lavoravamo insieme, insomma, per portare avanti questo progetto alternativa. Poi progetti ce ne sono di altri, non solo tramite alternativa. Poi abbiamo fatto Non paghiamo il debito, No alla guerra, era sempre in un contesto politico. E questo manifesto, iniziato nel 2011, Non paghiamo il debito. Poi, prima ancora di alternativa, in Piemonte lui aveva fatto un gruppo che si chiamava Uniti e Diversi. Io l'ho toccato proprio di sfuggita. Ho conosciuto qualcuno, Uniti e Diversi, pensa al titolo. Scusa Walter, adesso che hai nominato il Piemonte, mi veniva da dirti che lui è stato anche un convintissimo notav, e ha sempre sostenuto la posizione della Val di Susa. Sì, certo. Certo, anzi lui porta l'esperienza della Val di Susa, la porta come esempio nella lotta per proteggere il posto dove vivi, perché lui porta sempre come esempio che 60.000 persone hanno fermato un sistema. Non so quanti comuni, 30 comuni, quanti sono implicati in questa storia della Val di Susa, però lui porta sempre come esempio, perché questo bisogna fare, bisogna farlo per la Val di Susa, bisogna farlo sì, per la TAV, bisogna farlo per le trivellazioni nel Mar Adriatico, bisogna farlo per il 5G, bisogna farlo per tutte quelle cose che vanno contro il benessere dei cittadini, e lui portava esempio la TAV, ma lui ha fatto non solo con la TAV, anche il MUOS ha fatto manifestazioni in Sicilia,
Lui era dappertutto, Alviano. Lui, qualsiasi cosa fosse contro la democrazia, contro la Costituzione, contro la libertà di un essere umano, contro la salute di un essere umano, lui ci andava. Se non lo chiamavano, ci andava comunque, perché, ma lo chiamavano tranquillo. Perché lui sapeva parlare, sapeva raccogliere tanti favori, sapeva radunare anche le folle, solo che non riusciva a formare un gruppo tutto suo, perché, come poteva essere l'alternativa, perché molti in questi gruppi che lui ha formato cammin facendo erano intellettuali comunisti. E lui è sempre stato un po' duro con loro. Diceva una cosa, mi ricordo di questa cosa, nonostante lui fosse un comunista, non l'ha mai negato. Lui diceva che i comunisti hanno perso la loro lotta perché in tempo di guerra facevano le battaglie in un campo di battaglia sbagliato, cioè la guerra era a Milano, loro facevano la guerra a Roma, in parole povere, e simbolica la cosa, naturalmente. Certo. Gli intellettuali comunisti, anche qui io ne ho conosciuti parecchi, sia in Friuli che in altre regioni, è vero, loro avrebbero potuto fare veramente il cambiamento, ma il cambiamento non lo potevano fare perché non c'erano, e lui andava su tutte le furie. Io ho visto litigi fatti di Giulietto con questi personaggi, però aveva ragione lui. Grazie. Adesso chiederò alla Mara, invece tu sempre ricordiamoci dei microfoni, adesso chiedo a te, Mara, un po' la stessa domanda, il primo incontro con quest'uomo, l'emozione, il sentimento che ti ha dato conoscere quest'uomo, dove è avvenuto, come è avvenuto, se ti ricordi. Eccomi qua, grazie Alviano, grazie per l'opportunità. Guarda, io sono andata un po' a scavare nei ricordi di quel giorno, di quell'incontro, di quando ho conosciuto Giulietto, perché quando appunto con una persona di tale calibro si fanno tante cose nel corso del tempo, il tempo vola via molto molto velocemente e da quella mattina, triste mattina del 26 aprile scorso, quando abbiamo appreso appunto la notizia, insomma, mi sono un po' nel dolore, nel dispiacere, no? Per questa grave perdita, mi sono messa un pochino a scavare nei ricordi e come detto nella presentazione, appunto avendo accompagnato Giorgio Bongiovanni in tanti viaggi, soprattutto negli anni 90, devo dire che c'è stato un incontro assolutamente particolare. Ecco, noi abbiamo conosciuto, abbiamo incontrato, grazie a Giorgio, che ha voluto fortemente un'intervista con lui, ha voluto intervistarlo, Giorgio Bongiovanni. A Mosca, e questo è stato a Mosca nel 1998, facendo due conti, 22 anni fa. 22 anni fa, era già diverse volte che ci recavamo in Russia. Giorgio si recava in Russia sia per testimoniare la sua esperienza spirituale, che grazie anche a questa emittente è stata resa nota più volte. Ma non solo quello, Giorgio Bongiovanni diverse volte era andato, si era recato in Russia perché in Russia, nella ex Unione Sovietica, aveva incontrato, intervistato e raccolto documenti sulla
anche sulla presenza extraterrestre, intervistando scienziati, politici, ricercatori, ex militanti dell'Armata Rossa, anche astronauti importanti come Aksionov, come Kovalionov. Lui, Giorgio, poi era stato intervistato da tanti giornalisti, anche della Pravda, che è un giornale importantissimo che aveva una tiratura di 3 milioni di copie all'epoca. Era stato intervistato più volte dalla prima canale TV di Mosca, Ostankino, e quindi diverse volte si era creato come in quegli anni, si era creato come appunto un andare e tornare in questa terra per portare a casa tanti e tanti documenti e intrecciare relazioni con persone di un certo spessore. Ed ecco che appunto in quel 98, dopo già diverse volte che eravamo andati lì, aveva messo in agenda di incontrare Giulietto Chiesa, che, come hai detto bene all'inizio, lui era già stato per 9 anni come inviato dell'unità, come corrispondente a Mosca dell'unità, però dal 1990 aveva preso proprio la residenza a Mosca ed era l'inviato speciale ed editorialista della Stampa. E quindi sembrava quasi impossibile, no, poter avere un incontro personale con lui in quel contesto, e invece disse di sì, e andammo. Era il 25 giugno, caro Alviano, era il 25 giugno, era mattina, e ci ha accolto in una maniera molto calorosa, nel suo appartamento. Era in una zona un pochino decentrata di Mosca, comunque era sempre la città, diciamo Mosca città, non Mosca periferia. Un appartamento sobrio, ci apre la porta col suo sorriso e si fa intervistare da Giorgio. Si fa intervistare da Giorgio, lui aveva appena scritto il libro che hai citato prima, Alviano, aveva appena scritto Russia addio. Era molto appassionato della causa russa, era molto preoccupato, molto appassionato, e su questo libro appunto, e ce lo disse, lo confermò a spada tratta, non aveva, e senza peli sulla lingua, indicava la corruzione della classe politica di quel periodo lì, Certo, Yeltsin, c'era il Yeltsin. presidente Yeltsin, certo. Che era così manicato da tanti, lui diceva proprio criminali e spietati politici. Ci parlò della genesi in guerra, della guerra in Cecenia, di come era cominciata, che era una guerra studiata a tavolino. Ci parlò con dolore di una Russia che era stata smembrata, svenduta, aveva aperto la porta alla mafia. Non aveva capito la perestroica di Gorbaciov. Gorbaciov era molto molto criticato, era una Russia assolutamente improduttiva in quegli anni. E quindi ecco, era molto preoccupato per la fuga di cervelli che c'era, però ecco, dimostrò in quel momento lì che era di essere veramente un cosmopolita, una persona molto particolare, che aveva amicizie con intellettuali di alto livello. Ecco, Bello, bello, bello. questo è Giulietto che ricordo, e a fine, una cosa ti voglio dire, cioè a fine proprio, diciamo, intervista, a fine intervista, così erano in piedi, io gli feci scattare quella foto a Giorgio e a lui, e Giulietto gli disse che aveva appreso, cioè lui sapeva di Giorgio Bongiovanni in Russia, tramite le pubblicazioni in Russia, gli articoli in Russia, la televisione in Russia, incredibile, ma vero. E ammise di essere una persona molto aperta, no? No, non disse io non credo, sono una persona credente, però disse, sai, io sono molto attirato dal paranormale, perché
Giorgio è stato sempre, quando parlava di sé, era sempre un po' riservato, no? Però Dio, ha dato ad intendere che era attratto, diciamo, da lui definì paranormale, no? E dice, sono aperto, ecco, sono, più che attratto sono aperto. Ma E poi lo conosceva, lui, Giulietto conosceva Giorgio Bongiovanni, ecco, questo è stato il primo incontro. ecco, adesso che tu parli di questa apertura, anch'io voglio dire di questa apertura a 360 gradi di Giulietto, che una volta qui a Pordenone avevamo organizzato una conferenza alla Casa del Popolo, magari si ricorderà meglio di me, Walter, l'occasione per cui l'avevamo fatta, a parte che abbiamo fatto anche diversi incontri, magari ne parleremo dopo. Però io mi ricordo una cosa, che a tavola non so per quale ragione eravamo arrivati a parlare un poco dei misteri della natura e io avevo da poco letto il libro La risposta dell'acqua di Masaru Emoto e gli parlavo di queste caratteristiche dell'elemento acqua, di questa magia che questo scienziato studioso giapponese aveva scoperto, aveva capito, e lui si era dimostrato estremamente curioso. Ma come posso fare per saperne di più? E io mi ero ripromesso, ci saremmo visti l'indomani e mi ero ripromesso di portargli il libro. Così ho fatto e mi ricordo gli occhi brillanti con il quale gli sembrava che gli venisse dato un tesoro. Aveva sentito parlare di questa cosa e subito era entrato anche con questi miracoli della natura. Eppure era un uomo, ecco Walter, mi verrebbe da dirti questo, di domandarti, Giulietto ateo, conosciuto ateo, ma che cosa senti di questa persona dentro di te? Quali sono le cose? Ecco, può essere veramente ateo una persona che ha questo stupore? Questo grande amore per i popoli, per le genti, per gli ultimi, come dicevi tu, lui apriva, era interessato ad ascoltare anche l'ultima persona, parlava ma anche ascoltava. Ma si può veramente, definire ateo una persona così? E poi ti vorrevo, chiedere un pensiero sul, Giulietto complottista. Dovrei sempre aprire il microfono prima di parlare. Ma la domanda era posta a me perché non avevo sentito il mio nome. Sì, la domanda era posta a te, un po' questo sull'ateismo di Giulietto, ma anche sul suo, come dire, complottismo. Beh, prima devo dire una cosa, però, che mi ha fatto ricordare Mara Testasecca. Anch'io ho conosciuto Giulietto attraverso Giorgio Bongiovanni. È stato Giorgio Bongiovanni a farmi conoscere Giulietto Chiesa e mi disse ha un bel progetto politico, seguilo e collaboriamo con lui perché è una persona notevole. E così feci. Poi andò avanti tutto il discorso. Allora, andiamo alla tua domanda del Giulietto ateo. Sì, Giulietto, lui diceva che era ateo, non credeva in Dio come può credere un cattolico, un cristiano, però. Vorrei dirti una cosa, che un personaggio che ho conosciuto durante le mie esperienze, un ingegnere, che mi disse l'ateo
è la persona che più vicina a Dio perché ha preso sulle sue spalle tutte le responsabilità di quello che fa l'uomo. Bellissimo. Sì, devo dire che è così. Lui era talmente vicino a Dio che diceva di non credere a Dio, perché non serviva a credere, bisognava fare. Lui non ha mai detto io credo in Dio, ma quello che faceva lui era più che cristico. È meglio essere atei in questo caso che dei cattolici falsi. E lui chiamava Dio, lo chiamava universo, cosmo, parlava di mondi mai visti, come dice la canzone. Lui sapeva che esisteva un qualcosa di immenso. Chiamalo Dio, chiamalo come vuoi, però lui per me credeva nella vita. Infatti la sua vita l'ha spesa per la pace e per l'amore. La pace dei popoli, perché senza di quella non, e la giustizia, logicamente, attraverso la verità, perché il suo punto cruciale era tutti devono sapere la verità. Altrimenti non ci può essere giustizia, non ci può essere pace, non ci può essere amore. Lui la vedeva in questo modo e ha sempre speso ogni secondo della sua vita in questi anni che io l'ho conosciuto. Prima non lo so, ma ce lo dice Mara che era la stessa cosa. E la sua storia ci dice che così lo pensava anche 40 anni prima, insomma. Perciò, sì, era ateo, per fortuna dico io. C'era un'altra domanda che mi facevi? Sì, l'altra domanda era sul complottismo di Giulietto. Ah, sì. Il complottismo, beh, lui è stato tacciato come molti altri di complottismo, ma i complottisti erano gli altri, perché se tu denunci qualcosa che non è veritiero, che non ha un filo logico in quello che è successo, che tendono a nascondere la verità o a trasformarla, i complottisti non sono quelli che dicono questo è falso, i complottisti sono quelli che dicono l'altra cosa. E parlando dell'11 settembre, che tu prima hai accennato anche al libro zero, beh sì, altro che complottista, ma i complottisti sono gli altri. Lui ha solo portato delle verità. Perciò è falso chiamarlo complottista. È un modo per denigrare le persone, per far entrare nella gente, nella testa della gente, delle cose che non sono vere, perché la gente gli rimane impresso nella mente la parola complottista. Perciò quando sentono, ah, questo qua è uno che dice sempre cose più grandi, cose non vere, perché il complottista, grazie ai media, è diventata la persona che dice la verità. Magari non in tutti i casi, ma nel caso di Giulietto sicuramente sì, non era un complottista. Lui era un giornalista, uno scrittore, è un lottatore. Un lottatore per la verità, era un guerriero. Lui, 2 giorni, 4 giorni dopo una piccola operazione che aveva fatto, lui era sul campo di battaglia a fare interviste. Questo non è complottista.
Bravo, bravo Walter. Senti, noi dovremmo cercare di avere in linea anche adesso, se è possibile, un giovane del gruppo artistico Our Voice, Karim El Sadi. Vediamo se grazie a Rosario riusciamo a raggiungerlo. Benissimo, ciao, ciao Karim, grazie per essere giunto in forze a rendere omaggio con una voce giovane, con una visione dei giovani di questo grande uomo che noi stavamo ricordando. Io so che tu sei molto impegnato con la rivista Antimafia 2000, state lavorando, però volevo da te un giovane che ha conosciuto Giulietto Chiesa e il tuo pensiero su quest'uomo, che cosa ti ha lasciato, che cosa ti ha dato? Sì, grazie a tutti intanto per avermi invitato. Chiedo scusa se fino ad ora non sono riuscito a seguire tutta la trasmissione, ma come potete immaginare abbiamo avuto parecchio da fare, insomma, per tutti. No, il mio pensiero su Giulietto Chiesa, ce ne sono tanti in realtà. Giulietto Chiesa è stato per me, per noi del gruppo Our Voice, per Antimafia 2000, una guida, un maestro, un padre. Una persona a noi vicinissima, una persona lungimirante, un luminare. Giulietto Chiesa era, per fare un paragone, insomma, nel mondo oggi come oggi sembra di navigare a vista, di navigare in mezzo a tantissime situazioni e spesso ci si trova a remare da soli e a difendersi anche da altre persone, da persone che in realtà vogliono farti affondare. E Giulietto Chiesa per noi era un faro da seguire in mezzo al mare tormentato e buio, era un faro che magari tu si poteva anche non essere d'accordo con Giulietto Chiesa, noi lo eravamo totalmente, quasi per nulla eravamo in disaccordo con lui, quindi vedevamo ogni cosa. E lui era un faro, anche se non lo si voleva seguire, magari. Comunque tu sapevi che era lì. Tu sapevi che esisteva, che c'era quell'altra via, che c'era quell'altro percorso da poter seguire, quell'altra alternativa. E improvvisamente questo faro si è spento in questo nostro navigare. E questo ci sta creando un senso di disorientamento. Ci sentiamo un po' disorientati, ci sentiamo un po' soli, non sappiamo dove andare, abbiamo paura di, continuo con questa metafora, di andare a sbattere contro gli scogli. Quindi questo ha rappresentato Giulietto Chiesa per me. Diciamo poi un'altra cosa, che Giulietto Chiesa, quello che riconosco, quello che tutti noi riconosciamo a Giulietto Chiesa. Non è solo il suo impegno, la sua lotta politica, culturale, sociale, ideologica, spirituale anche. Quello che noi riconosciamo in primo luogo è la sua lotta per la libertà di pensiero. Giulietto Chiesa era un uomo libero, era una persona che le cose le diceva, se le pensava le diceva, non aveva ritrosie, non aveva secondi fini, apprendeva. Studiava e diceva la sua. Questo era Giulietto Chiesa, questo manca a tutti quanti noi, questa guida. La sua morte, la sua scomparsa è stato un durissimo colpo per tutti noi, che ancora oggi facciamo fatica ad accettare, ma quello che dobbiamo comprendere è che dobbiamo prendere il suo esempio, dobbiamo imitarlo. E dobbiamo anche noi sulle sue orme essere liberi di scegliere, liberi di pensare, liberi di difendere il nostro territorio. Che lui, ricordo il convegno che ha fatto con noi a Fermo il dicembre scorso, disse che noi dobbiamo innanzitutto difendere il nostro territorio, inteso come territorio di pensiero, come territorio di libertà, come territorio spirituale, intellettuale, eccetera, eccetera, eccetera.
Questo era Giulietto Cruz, un difensore della libertà di pensiero. Ecco, ti chiedo un'ultima impressione proprio sull'incontro che avete avuto qualche mese fa in cui Giulietto si era reso disponibile per cercare di darvi una visione di insieme, il bisogno di analizzare gli eventi politici con un'ottica particolare. Che impressione hai avuto tu proprio di questo ultimo incontro fisico, insomma, che avete avuto con lui? È stato un incontro particolarmente forte perché è praticamente sceso subito quasi come fosse un padre che consiglia ai propri figli, al futuro della sua famiglia, cosa fare, come comprendere, come agire. Quindi è stato subito improntato in questa maniera ed è uno degli incontri. Io ho partecipato insieme anche agli altri ragazzi della Voice a diverse conferenze con Giulietto Chiesa, ma questa è stata una delle più suggestive ed è stata una di quelle che ci ha più lasciato qualcosa sotto vari punti di vista. E ci manca tantissimo quei momenti, ci manca tantissimo sentire la sua voce, ci manca tantissimo il fatto che ogni volta che si accende la televisione o che si apprende una notizia su qualsiasi cosa che accade nel mondo, noi non possiamo sapere qual è l'idea di Giulietto Chiesa. È È sempre un'idea interessante. bello, 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 bello questo che hai ricordato adesso, Karim. Senti, allora io so che tu sei impegnato con la tua associazione e con la rivista e ti lascio al tuo lavoro e comunque ti ringrazio tanto per il ricordo che hai voluto portarci. Un abbraccio intanto. Grazie Grazie, Karim. a voi. Ecco, riprendo con te, Mara, tu hai avuto un ruolo importante per alcuni anni con la ONLUS Funima International che si è occupata degli ultimi, dei dimenticati. E anche questa era una volontà di Giulietto, quella di rivolgersi agli ultimi, alle persone che soffrivano, sempre nello sforzo di creare un soggetto politico che avesse la tendenza a colmare le differenze, un giornalismo di giustizia sociale. Cosa senti rispetto a questa vicinanza, com'era Giulietto in questo campo? Sì, guarda, sì, io i primi anni, diciamo, mi sono dedicata alla Funima International e ai progetti, che abbiamo sviluppato in America Latina e che adesso da diversi anni porta avanti egregiamente Giovanni, insieme a uno staff di giovani, collaboratori. Quello che mi stai chiedendo è un concetto, è come Giulietto, come io ho percepito Giulietto rispetto appunto a questa sua esigenza, a questa sua proposta continua di giustizia sociale, no? Che è quella, Esatto. che, ecco, esatto, che è quella che penso che lo abbia, appunto, che lo faceva discutere con i suoi compagni comunisti, che lo faceva discutere fortemente, perché appunto colto com'era, con la sua incredibile vivacità intellettuale, brillante proprio, e acutezza di pensiero, aveva chiara la coscienza che ci sia una distribuzione equa delle risorse. Che le risorse ambientali non potevano essere sfruttate come si stavano sfruttando, come si stanno sfruttando, senza
senza la cura dell'ambiente, senza la distribuzione equa delle risorse che l'ambiente appunto ci dà, la prima fra tutte l'acqua. Infatti lui viaggiando aveva già visto che erano nate e aveva testimoniato che si stavano generando delle guerre per l'acqua. Lui era un giornalista, era un uomo che, come altri, pochi altri uomini, la sua intelligenza appunto la rapportava con l'esperienza diretta. Quindi è stato sempre un grandissimo viaggiatore. È diventato giornalista a 40 anni Alviano, non lo dimentichiamo. Questo Brava. ce lo raccontò, e ve lo dico con emozione, quando la sera, dopo quell'incontro che Karim poco fa ha raccontato, e dove aveva raccomandato ai ragazzi appunto questa difesa del territorio, questa necessità di formazione, questa necessità, questo sprone a conoscere le cose, perché solo se vai sul posto, conosci le cose, vedi e tocchi con mano le ingiustizie, allora puoi tornare e primo raccontarle per come sono, dicendo la verità. Secondo, valutando per quella zona, per quel posto, per quella situazione, valutando il progetto migliore per uscire dal problema. E terzo, non perdere la visione del globo. Lui era, io lo ritengo, lo definisco veramente un cosmopolita, perché aveva questa coscienza. Ce l'aveva, ecco, a partire dal proprio territorio, lui aveva capito che gli sconvolgimenti ambientali erano dovuti, lo aveva capito con gli anni, che erano dovuti appunto alle scelte scellerate dei politici, all'inquinamento barbaro, all'insabbiamento delle scorie nucleari. Lui ha vissuto sulla sua pelle Chernobyl, Fukushima, cioè sapeva benissimo. Stando a contatto con tanti scienziati, che l'uomo, le scelte politiche non erano giuste, non erano scelte sociali giuste, lo sapeva benissimo, le combatteva, sapeva benissimo che c'erano delle risorse energetiche, naturali, che l'uomo tuttora potrebbe sfruttare, ma non lo fa, e quindi si batteva per questo. Ecco, cioè in Afghanistan, come hai ricordato tu, ci è andato con Vauro. Lui ci è andato, quel libro l'ha scritto dopo esserci andato ed aver visto i problemi causati dalle bombe a grappolo, dalle bombe su tanti poveri bambini. Quindi aveva una sensibilità molto, molto spiccata verso i bambini, verso i problemi sociali e verso i giovani. Quindi quando ha visto i giovani nostri, io dico nostri non certamente per senso di possesso, quel 28 dicembre del 2019, lui, io l'ho visto godere, perché giovani come Karim, senza esaltarlo, ecco, però giovani che hanno voglia di andare avanti con la schiena dritta, e di non perdere il senso della vita, il senso della ricerca per poter appunto combattere contro ogni ingiustizia sociale, quel giorno è stato un incontro di un tenore altissimo che rimarrà, io credo che rimarrà nella storia, quell'incontro lì. E la sera a cena ce lo disse, tirava le conclusioni su tanti anni di ricerca, per i quali, di ricerca, di constatazione no, di una catastrofe verso la quale stiamo vertendo, l'umanità sta vertendo una catastrofe senza precedenti, verso la quale stiamo andando incontro, però ecco, questa cosa di dire fino all'ultimo respiro, dobbiamo batterci, cioè. E quella sera strappò ai ragazzi e si impegnò, cioè, Margherita se lo ricorderà, Margherita Furlan, una sua segretaria personale, un straordinario essere. Se lo ricorderà, lui disse: io mi dedicherò a voi,
almeno una volta al mese a voi giovani, voglio dedicarmi perché appunto avevo una cultura vastissima. Un vuoto incolmabile, guarda, te lo dico, un vuoto incolmabile ha lasciato Ma Alviano. è quello che noi vogliamo passare a chi ascolterà questa trasmissione, Mara, la curiosità di andare a leggere i suoi libri, perché Assolutamente. come hai detto tu, lui scriveva dopo esserci stato, lui scriveva dopo aver studiato, lui scriveva, lui parlava dei fatti, lui guardava un fatto ed analizzava un fatto. E questo dargli del complottismo così gratuito, mettere là una parola quando una persona ti diceva delle cose che erano state studiate, ristudiate, analizzate ed approfondite. Ah, che leggerezza talvolta Ma da sì. parte dell'essere umano, e non quella leggerezza nobile, ma quella leggerezza che si chiama superficialità. Basta solo considerare i fatti, appunto, basiamoci sui fatti. Nel 2014, quando nasce Pandora, cioè anche nel progetto alternativo di cui parlava prima Walter. Walter, sì, in quei contesti lui era riuscito a mettere insieme e a fare accettare persone di estrazione culturale e sociale assolutamente diverse, completamente diverse gli uni dagli altri. E questa è la grande capacità che hanno i grandi, ecco, riuscire a far comprendere il senso della vita che accomuna tutti, credenti e non. Ecco la spiritualità vera. Quella è questa la spiritualità, la coscienza che siamo cittadini del mondo. Quindi una persona come lui, come altri come lui, non faccio nomi, ecco, non possono non dannarsi nel vedere che invece andiamo avanti ciechi e sordi, nonostante abbiamo tutto addosso, ci siamo giocati salute, economia e il futuro dei figli. Però continuiamo a investire, no? Investire in un anno negli USA 2.000 miliardi di dollari, con una crescita del 5%. Spese militari a non finire, ma perché? Ma per cosa? Ma per cosa? Con i problemi profondi che abbiamo di sopravvivenza e soprattutto di non formazione dei nostri ragazzi che sono disorientati. Non guardare i nostri, i giovani sono disorientati. E la colpa, il fallimento è delle nostre generazioni. Per questo Giulietto si è battuto fino all'ultimo respiro. E noi, se abbiamo capito qualcosa, chiunque ha capito qualcosa deve studiare e deve non perdere questo prezioso patrimonio. Grazie. Adesso dicendo queste ultime parole, mi hai suscitato una domanda anche per Walter, che parte da una considerazione di Giorgio. Giorgio Bongiovanni, anche lui nel suo saluto, ne vorrei leggere tantissimi e non possiamo naturalmente, però nel suo saluto Giorgio diceva una cosa veramente molto bella, un paradosso, il paradosso di questi uomini. Ricordava di Giulietto, gli diceva, Walter, per te questa domanda, il tuo catastrofismo ottimista, parlava di Giulietta, il tuo catastrofismo ottimista. Ecco, come la interpreteresti tu questa parola? Perché io la sposo questo modo di interpretare Giulietto, che vale anche per Giorgio, poi a te, Walter. Giustissimo quello che ha detto Giorgio, perché in effetti Giulietto lui ti faceva un'analisi di una situazione prendendo il passato, confrontandolo con il presente e dandoti un possibile futuro. E il futuro non era certo di pace e d'amore. Era catastrofico, perché, ma non è che lo diceva solo lui, perché lo ha detto anche il Papa,
che c'era in atto la terza guerra mondiale, lui la diceva in altri metodi, ma dicevano la stessa cosa. Però poi Giulietto, dopo aver fatto un'analisi che veramente poteva mettere anche dei brividi nella schiena, ecco che lui diceva, ma io sono convinto che si può cambiare, che si può fare, dobbiamo fare determinate cose per fare il cambiamento. Noi siamo il cambiamento. Se noi ci uniamo, noi saremo il cambiamento e questo non accadrà. Lui aveva sempre una speranza. Quella speranza la puoi chiamare amore per la vita. Bravo, bravo. Ecco, adesso io vi chiedo proprio un saluto a Giulietto, dopo ne darò uno io prendendo da Mara, perché Mara nel suo ricordo ha finito con una frase, un pensiero di Dostoevskij che veramente si addice. È molto indovinato per Giulietto, lo leggerò alla fine io, ma prima ti chiedo allora Walter, a te, prima di chiudere, se Giulietto adesso è in ascolto, cosa gli vuoi dire? Guarda, ho qui il suo libro, Caos Globale. Mi scrisse una dedica, mi diceva, sei tra i miei più fidati amici. Ecco, Giulietto, grazie, per me sei un amico. Ecco, grazie a te Walter, grazie. Adesso chiedo a Mara proprio un pensiero per Giulietto adesso che ci sta ascoltando. Alviano, mi becchi. Come ha Allora, fatto Walter? Così. ciao Giulietto, ma mannaggia a te che non riusciamo adesso a sviluppare quel progetto di cui abbiamo parlato a dicembre con i ragazzi. Dai, ti prometto, ci rimbocchiamo le maniche. Giorgio sta dedicando ogni minuto, ogni suo respiro a questi ragazzi e per i principi per cui hai lottato e sei vissuto. Lo porteremo avanti e io darò una mano, ti farò sempre dare una mano. Grazie Giulietto, a presto, ciao. Adesso a Giulietto, prima di dare il mio ultimo saluto, però voglio usare queste parole che tu hai trovato, Mara, veramente adatte alla sua figura e la condivido con chi ci sta ascoltando. Questo è ciò che Fyodor Dostoevskij, dice di se stesso e che sarebbe perfettamente calzante anche per Giulietto Chiesa. Comincio, aperte virgolette, nonostante tutte le perdite e le privazioni che ho subito, io amo ardentemente la vita. Amo la vita per la vita, è davvero, è come se tuttora io mi accingessi in ogni istante a dare inizio alla mia vita. E non riesco tuttora assolutamente a discernere se io mi stia avvicinando a terminare la mia vita o se sia appena sul punto di cominciarla. Ecco il tratto fondamentale del mio carattere ed è anche forse della realtà. E adesso, caro Giulietto, tocca a me salutarti. E con me ti saluta anche la mia compagna Sandra e io ti saluto dicendoti arrivederci, che è forse l'unica cosa in cui noi saremmo stati forse in disaccordo con te, per noi abbiamo le nostre radicate credenze in una esistenza ultraterrena. E allora noi comunque ti diciamo arrivederci ad un grande amico dell'umanità. Ciao.
Buon viaggio intorno al sole e un buonasera a tutti. Flaviano Appi della situazione culturale, il sicomoro. Scusate questa emozione, ma Giulietto era emozione. Buonasera a tutti. Ciao Rosario, ciao Walter, ciao Mara, grazie, ciao Karim, grazie a tutti, grazie, grazie, grazie. Grazie, grazie, ciao, buona serata. Grazie Grazie per la tua emozione, Adriano. veramente. Allora, gentili ascoltatori, come avete potuto realizzare, da un emozionatissimo Alviano Appi, un buonasera, una felice prosecuzione con gli ascolti di Radio Saius e a un risentirci. Al prossimo martedì. Abbiamo trasmesso diretta Saiuz, ha coordinato in studio centrale Rosario Moreno. I nostri programmi adesso proseguono a diffusione regionale.